scusate la faccia devastata, però sono un po' stanchina e vabbè, non al mio meglio, però sono troppo contenta. Ah, oggi è martedì, non so neanche che giorno è, il 15, martedì 15, oddio, fantasmi. Ok, è martedì 15 e vi giuro, cioè sono esaltatissima perché ieri pomeriggio, no, ieri mattina, tarda mattinata, mi è arrivata una mail, sono quasi svenuta. La Urban Decay mi ha invitata ad andare alla festa del lancio per la collezione Pulp Fiction questa sera e sono fuori di testa. Quindi ho pensato anche all'abbigliamento, al trucco che voglio fare, perché assolutamente voglio essere in tema più o meno col mood del film. Non è il mio film preferito, però non posso dire che non mi piaccia, e quindi sicuramente è una figata. Sto andando alla festa! La festa evento lancio di Urban Decay, sono emozionatissima, ancora non ci credo e nulla, filmerò qualcosina così poi vedete. Sono tre colori inediti più il quattro che è il quarto che è il duo. Sono ombretti questi sono qua? tutti ombretti, sì. Mamma mia, ti piace? Il rossetto color sangue. No, ti prego. Ah, però non vedevo l'ora di vedere. Make-up by... Guarda, guarda, guarda quanti YouTubers. Stiamo provando il nuovo heavy metal eyeliner di Urban Decay che si chiama Gun Metal. E abbiamo visto che è bellissimo. Micro glitter blu all'interno di un gel trasparente insieme a micro glitter argentato. Secondo me questo su un eyeliner Perché hai nero detto blu? si Neri? paga. Infatti hai detto blu. No, nero e argento all'interno di gel trasparente. Io ci avrò i buboni in faccia a causa di zanzare. Who cares? Col boccone. Mi sto addormentando. Ma che se ne frega? Che ce ne frega? Lucidità. Spotting. Sì, da YouTuber. Effetto glossy, ho messo il gloss quello di MAC. È l'effetto nuovo che abbiamo studiato a casa È un tua. Nuovo trend. Esatto, che abbiamo lanciato noi a casa tua. Basta togliere tutti i condizionatori che avete e accendere tutte le luci di casa vostra. Ma non è vero, sei una falsa. Abbiamo messo il gloss. Ah no, vabbè, ma tu non devi L'ombretto dire i nostri Mundas, segreti. quello di Urban Decay, ti dà quell'effetto. Esatto. La serata è finita. Mamma mia, come mi sono scesi i capelli, anche un po' il trucco, però è stato super divertente, mi sono divertita veramente tanto e sono stata contenta di aver visto tutti gli altri ragazzi e noi ci vediamo nei prossimi giorni. Buongiorno ragazze, oggi è giovedì ed è sera, io sono completamente con un look un po' particolare e ho una fotocamera nuova, infatti sono strafelice, spero che i video siano migliori rispetto a quelli fatti con l'iPhone, che comunque non era male, dai. E niente, sto andando al concerto del Bluvertigo con una mia amica e sì. C'è da dire che io il Bluvertigo veramente non li conosco molto, salvo quelle canzoni famose, però deve essere veramente uno spettacolo e quindi, yeah, vado a divertirmi. Tra l'altro non sto neanche tanto bene, però vabbè, non si può rifiutare un'uscita così con le amiche improvvisata, quindi vediamo cosa hanno i Bluvertigo per noi. Ciò che sta nel mezzo.
può essere anche mediocre, quel che sta nel mezzo è cadere al vicino, ciò che sta nel mezzo. Simulare, bro. Cioè gli SDC girano con la bombola, la bombola. Io non voglio la bombola, almeno la nervi. Sto vivendo una crisi c'è sempre, ogni volta che qualcosa non va. Sto vivendo una crisi nell'anno. Volta che mi sento solo, forse rimarrò anche tanto distante. Veramente bellissimo, io non li conoscevo praticamente, salvo quelle due o tre canzoni famose, hit, ma devo dire che è stato veramente stupendo. Loro sono veramente magnifici e sono rimasta incantata dalle melodie, da loro sul palco, dai testi. Ho già detto alla mia amica che devo assolutamente approfondire, non vedo l'ora di farlo perché sono rimasta veramente rapita dai Blu Vertigo. E niente, vado a letto che è tardissimo. Ciao. Ciao ragazze, è domenica e volevo concludere il vlog perché in questi giorni non ho fatto assolutamente niente, quindi mi sembrava inutile riprendere cose normalissime. Sapete che vi faccio vedere solo cose interessanti o cose che appunto abbiano un senso, almeno secondo me. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo prossimamente. Ciao!